Dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore», ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Fratelli e sorelle, siamo nell'ottavo giorno della Pasqua, che dal punto di vista liturgico è un unico grande giorno che celebra la risurrezione di Gesù. E ci troviamo nella cattedrale di Lanciano, dove potete vedere dall'altare l'immagine di Tommaso che mette il dito nelle piaghe del Signore, e dove mi ascoltate vicino al cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. Il Vangelo di oggi, ottavo giorno della Pasqua e domenica della Divina Misericordia, è di grande conforto e di grande aiuto per ciascuno di noi, perché ci presenta l'esperienza che tutti facciamo, l'esperienza della difficoltà a credere in Gesù morto e risorto. Tommaso, detto Didimo, che significa gemello, è davvero gemello di ciascuno di noi. In lui tutti ci possiamo riconoscere, perché le sue difficoltà a credere sono le nostre difficoltà a credere. E questo Vangelo ci insegna a poterci consolare dell'annuncio del Signore proprio per l'esperienza che Tommaso e gli altri apostoli hanno fatto. 3 verbi dominano questa pagina: venne, stette e disse. Sono verbi riferiti a Gesù, che la sera del giorno di Pasqua apparve ai suoi discepoli all'interno del cenacolo. Non si dice semplicemente ai suoi apostoli, ma ai suoi discepoli, perché come quella sera apparve nel cenacolo a Gerusalemme, così ogni volta che la comunità cristiana è riunita per celebrare l'Eucarestia, Gesù viene, Gesù sta, Gesù dice. Quindi nei discepoli ai quali apparve Gesù quella sera di Pasqua ci siamo compresi anche noi, anch'io e anche voi, fratelli e sorelle. Però quella sera mancava uno,
mancava Tommaso, come spesso nelle nostre comunità manca qualcuno. Non siamo mai tutta la comunità riunita insieme, a volte per motivi di salute, a volte per motivi di lavoro, a volte per altri motivi. Alla comunità che si riunisce per celebrare l'Eucarestia manca qualcuno. Però l'esperienza di Tommaso ci fa comprendere che per Gesù siamo tutti importanti, che Gesù prende sul serio le motivazioni delle nostre mancanze, delle nostre assenze, e ci viene incontro come incontro è andato a Tommaso. Quindi Gesù prima di tutto venne. Venire è il verbo dell'incarnazione. Il verbo di Dio si fece carne, ci dice l'Evangelista Giovanni, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ogni volta che la parola si proclama dal lambone, come mi vedete in questa occasione, Gesù viene, viene in mezzo. E venire in mezzo e stare è un posto scomodo. A volte noi pensiamo che chi sta in mezzo è al centro dell'attenzione, e forse è vero, ma chi sta in mezzo è in un posto scomodo perché è visto da tutti ma non può vedere tutti. Gesù sta in mezzo a noi, non comodamente seduto su un divano, non ai margini della nostra vita comunitaria, ma in mezzo, lì dove pulsa la nostra vita, lì dove ci sono le motivazioni del nostro agire. Gesù è presente, Gesù ci accompagna e Gesù parla. Non sta in silenzio Gesù, fa giungere alla nostra mente, al nostro cuore, la sua parola, che è parola d'amore, che è parola di vita, che è parola di pace, che è parole di consolazione e di conforto. E che cosa dice Gesù? Pace a voi. Ormai lo sapete tutti, fratelli e sorelle, la pace nel Vangelo, nella Bibbia, non è semplicemente l'assenza della guerra. La pace nella Bibbia è la sintesi di tutti i doni di Dio all'uomo. La pace nella Bibbia è la felicità, la realizzazione, la santità a cui ciascuno di noi deve aspirare. Il Signore a me e a voi, in questi tempi in cui di pace ne abbiamo davvero bisogno, viene a dirci: ve la regalo io, la pace. Quella pace che non può essere figlia solo di tornaconti umani, solo di accordi fra potenze del mondo. La pace è un dono del Signore. La pace è il dono di Gesù risorto, presente in mezzo a noi. Ma quando Gesù porta la pace, quando Gesù offre questo dono pasquale ai suoi discepoli, Tommaso non c'è. Non sappiamo il motivo per cui Tommaso non era presente con i suoi amici quel pomeriggio del giorno di Pasqua, il 9 aprile dell'anno 30. Sappiamo solo che non c'era. Quando torna, i suoi compagni gli dicono: abbiamo visto il Signore è davvero risorto. Ma Tommaso non vuole credere, perché Tommaso ha fatto esperienza della sua fragilità. Tommaso era fuggito, non aveva saputo accompagnare Gesù fino alla croce, non aveva saputo vegliare sotto la croce come le donne e come Giovanni, e quindi, non fidandosi di se stesso, non si fidava nemmeno dei suoi compagni, nemmeno degli altri apostoli. Non siamo stati capaci di stare con il Signore, come posso credervi? Sembrava dire Tommaso ai suoi amici, così come forse tante volte gli uomini e le donne del mondo di oggi dicono a me e a voi: ma voi cristiani, come fate a parlare? Come possiamo credervi? Nella Chiesa ci sono una infinità di scandali
economici, sessuali, di testimonianza mancata. Non siete credibili nelle vostre parole. Così disse Tommaso, così dicono a noi. Ma il Signore, che come vi accennavo prende sul serio le motivazioni delle persone, 8 giorni dopo appare nuovamente, sta nuovamente in mezzo e nuovamente parla. Parla augurando ancora una volta la pace, parla direttamente a Tommaso e gli dice: Tommaso, hai problemi a credere? Tommaso, fai difficoltà ad esprimere la tua fede? Vuoi mettere le tue mani nelle ferite delle mie mani? Vuoi mettere il tuo dito nel mio costato? Eccolo, vieni, sono a tua disposizione. E Tommaso si inginocchia e fa la più bella professione di fede che noi conosciamo: mio Signore e mio Dio. Tommaso ci insegna non a riconoscere semplicemente in Gesù il Signore, ma a riconoscere in Gesù il nostro Signore, il Dio della nostra vita. Noi non crediamo in un'idea, noi non crediamo in un valore, noi non crediamo in una legge, per quanto bellissima, noi crediamo in una persona. E Tommaso dice: mio Signore e mio Dio. Io e voi oggi siamo chiamati a credere nel Signore, che è nostro Signore e nostro Dio. Il Signore prende sul serio le nostre difficoltà, le nostre fragilità, le nostre mancanze, ma ci dice: è nella comunità, nell'assemblea riunita, che voi potete fare esperienza di me. È lì che io vengo, è lì che mi potete vedere stare, è lì che potete ascoltare la mia parola, è lì che potete condividere il mio corpo e il mio sangue. E da questo sentirci amati una volta di più dal Signore, noi possiamo poi diventare capaci di annunciarlo a tutti: l'amore del Signore, il suo perdono, la sua consolazione e la sua misericordia. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. A me e a voi oggi il Signore affida questo compito: andare, annunciare, testimoniare. A me e a voi è chiesto di fare come Tommaso, come gli altri apostoli. Noi che siamo gemelli di Tommaso, come Tommaso, diventiamo annunciatori e testimoni credibili dell'esperienza d'amore che il Signore ci fa fare. Io e voi dobbiamo essere le pagine del Vangelo scritte per gli uomini e le donne di oggi. San Giovanni ci ricorda che non tutto quello che Gesù ha fatto è stato scritto nel suo Vangelo, ma solo alcune cose, sufficienti però per poter credere e poter testimoniare. Gli uomini e le donne di oggi non facilmente leggono le pagine scritte, ma molto facilmente leggono le pagine dell'esperienza di vita. Se io e voi, come i santi, diventiamo annunciatori e testimoni credibili, la parola della vita, la parola dell'amore, la parola della pace risuonerà anche ai nostri giorni e tutti insieme potremo fare l'esperienza del Signore risorto e presente fra noi. Buona Pasqua a tutti.